cosa non funziona a Torre del Greco? Dimmelo tu, ci sta qualcosa che funziona. Ma voi cittadini che cosa chiedete a chi si candiderà? Io personalmente. Allora abbiamo la zona Villa Inglese, si può fare una zona industriale, un inceneritore, una centrale Enel, cose che aiutano la città. Ciro Borriello ha fatto qualcosa per Torre del Greco, poi non lo so, gli altri... Non funzionano, no come funzionano, non funzionano. Perché? Non si sa, perché una mala gestione governativa oppure comunale, non si sa perché. In particolare che cosa? Le poste, tutti i servizi non funzionano. Lei lo sa che a giugno si andrà a votare? Purtroppo sì. Come vanno le cose in questa città? Questa città potrebbe andare ancora peggio, vanno una meraviglia, perché dobbiamo ringraziare il Signore che mantiene questa borghesia, che ci ha dato tutte le leggi dall'inizio del mondo e qui loro sguazzano ancora. Lei lo sa che a giugno qui si va a votare per il nuovo sindaco? Ma che votiamo a fare, fratello mio? Io vorrei cambiare le leggi, voglio la responsabilità prima di tutto. Se non mettete la responsabilità, che vado a votare a fare? E a Torre del Greco che cosa bisogna cambiare? L'ho detto, le norme, le regole, capito? Solo? Sì, così gli uomini cambieranno, perché se tu punisci chi ruba, chi non rispetta le norme, a quelle si adegua, non sono io che mi devo adeguare. Ma ci sono cose che funzionano e cose che potrebbero funzionare meglio. Facciamo degli esempi. Facciamo degli esempi. C'è un problema storico a Torre del Greco, che è quello dell'immondizia. È un problema di cui si lavora tanto, però non si trovano soluzioni. Lo sa che a giugno si va a votare qui a Torre? Questo sì, certamente. Al futuro sindaco, i cittadini cosa chiedono? Beh, al futuro sindaco chiederemo sicuramente di amministrare bene la città, questa è la cosa, di amministrare bene tutte le cose di questa città. Cosa ne pensa invece dell'operato del sindaco uscente? Ma l'operato del sindaco probabilmente ha fatto quello che ha potuto fare, che non è molto, ma sono i limiti della politica e della classe dirigente che oggi amministra la città. Si fa il possibile probabilmente, però non è sufficiente per questa città. Questa città ha la necessità di fare un salto in avanti, un salto in più. Questo è il problema di questa città. Da parte mia, come richiesta, penso che il futuro cittadino, prima cittadino, debba un attimino valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio, rivalutare, riqualificare il nostro territorio, soprattutto come possibilità turistica sul nostro lungomare torrese, e offrire opportunità maggiori ai cittadini, ai ragazzi torresi, offrendo loro la possibilità anche di collaborare con aziende torresi.